territorio nel Galles del Sud, vicino alla costa di Cardiff, è selvaggio, duro, segnato e ferito. La storia degli uomini è selvaggia, coraggiosa, dura e ingegnosa. Blenavon oggi è un luogo estraneo agli avvenimenti del mondo, in cui la terra nera come il carbone racconta il suo passato industriale. Fuoco, ferro, carbone e gesso, in uno spazio molto ridotto. Doni della natura che strapparono questa zona improduttiva dal suo idillio agricolo. Alla fine del XVIII secolo, la tranquillità durata millenni ebbe termine. Blenavon, nel Galles del Sud, diventa uno dei centri industriali più grandi del mondo. L'erba è cresciuta sopra lo sfruttamento della natura. La brughiera è cresciuta rigogliosa e riappacificatrice sulle ferite del terreno, che nel XVIII e XIX secolo si trasforma in un ginepraio del lavoro. Erano tempi duri per uomini e animali. La zona industriale era attraversata da un sistema di trasporti mai visto prima. Rotaie, carrelli, tunnel e ponti. Si scava, si usa la dinamite, si dissoda. La terra viene levata e trasformata in un labirinto sotterraneo di cunicoli, percorribile fino a 2500 metri. Vengono estratte centinaia di migliaia di tonnellate di carbone, minerali di ferro e gesso. Dove prima soffiava solo il vento, sull'altopiano rintrona il crepitare e il rimbombo di una nuova era. La rivoluzione industriale, come sarebbe stata chiamata in seguito, travolge l'intera regione. Nel 1789, quando in Francia un'altra rivoluzione comincia a cambiare il mondo, a Blenavon nascono le ferriere. In soli 20 anni diventano il luogo di produzione più grande del settore. Vengono costruiti altiforni secondo gli ultimi ritrovati della tecnica del tempo, di cui molto si sviluppa qui. Inizialmente 3 e poi 6 impianti adiacenti rendono Blenavon il maggiore produttore ed esportatore di ferro d'Europa. Nel 1812, secondo i rapporti, vengono prodotte 14.000 tonnellate di ferro. Per quei tempi era una quantità enorme. Nella zona industriale si costruiscono alloggi per i lavoratori provenienti inizialmente dal Galles e poco dopo giungono a Blenavon da tutta Europa, Scozia, Irlanda, Spagna, Italia. Gli uomini imparano lavori a loro totalmente sconosciuti. Il faticoso lavoro industriale aveva un turno di 16 ore, ma per molti questo nuovo mondo era l'unica maniera per sopravvivere, per assicurarsi lavoro, cibo e abitazione. Le famiglie abbandonano le loro fattorie, cominciano a lavorare nell'industria mineraria o nella lavorazione del ferro, vivendo in piccole case a schiera nei pressi dell'impianto. L'età industriale cambia ogni prospettiva. La brughiera disabitata di Blenavon si trasforma in breve tempo in una zona febbricitante di attività. Non un singolo metro quadrato rimase intatto sopra e sotto terra. Migliaia di persone trovarono qui una nuova patria, non nel bosco o nei prati, ma nella miniera di carbone
e nella torre di estrazione, tra il fumo e il cattivo odore, tra il calore ardente e il rumore assordante, tra la monotonia e la dipendenza. Intorno al 1930 questo simbolo e la sicurezza cessano d'esistere. Così com'era arrivata, la gente se ne deve andare di nuovo in cerca di nuove fonti di sostentamento. L'energia di Blaine Vaughan era completamente prosciugata. Il forte stridore delle ruote d'estrazione non ha più un suono ottimista. Non è più come nel 1860, quando viene costruito il primo grande pozzo nella montagna di Blaine Vaughan e collegato con i chilometrici giacimenti minerari già esistenti. La miniera Big Pit in Gran Bretagna è una vera leggenda. La terra è talmente ricca di materia che oltre a riempire gli altiforni, il carbone viene anche esportato in gran quantità. Le ruote non si fermano mai. I sistemi di trasporto diventano sempre più estesi. Sottoterra centinaia di minatori lavorano a cottimo e i bambini con loro devono ripulire i cunicoli. Strisciano lentamente in cavità di appena un metro d'altezza per 14 ore giornaliere. Bambini di età fra i 10 e i 12 anni. La percentuale di incidenti è altissima. Ogni giorno si rischia la vita. Istruzione, assicurazione, protezione, clemenza non sono previsti. Tuttavia, il rischio sottoterra per migliaia di minatori non è superiore a quello di morire di fame o di riuscire a sopravvivere nell'avventura d'emigrato nel nuovo mondo. La vita in miniera è nera come il carbone e nei mesi invernali gli uomini non vedono mai il sole. Tuttavia, fino al XIX secolo, il modello industriale di Blaine Vaughan viene considerato ispiratore e progressista. Le tecnologie sviluppate in questa industria mineraria, il sistema di estrazione, di trasporto e di aerazione vengono brevettati e venduti in tutto il mondo come emblema della rivoluzione industriale e della speranza che questa conduca a una vita migliore. Per i tanti lavoratori provenienti dagli angoli più remoti del Galles, dall'altopiano scozzese o dalla Sierra Nevada spagnola, questo nuovo ambiente deve essere sembrato l'anticamera dell'inferno. Gli altiforni, con le loro lingue di fuoco, costruiti sul pendio, riempiti da sopra e da sotto, continuamente sfornano lava di ferro liquido. In effetti sono macchine infernali. Messi in funzione dall'energia del vapore, ogni giorno riversano sull'altopiano di Blaine Vaughan rimbombi e una pioggia di scintille. Un meccanismo instancabile e cigolante. Un molosso, giorno e notte. Montagne. Quintali di ferro vengono caricati sui carrelli davanti agli altiforni, poi spediti attraverso la strada ferrata e infine via mare. Il materiale si trasformerà in binari ferroviari, navi, ponti, cannoni di molti paesi, contribuendo a cambiare radicalmente il volto del mondo nel volgere di pochi anni. La terra si trasforma e si incammina sulla strada della modernità con il considerevole aiuto di Blaine Vaughan. Thank you.
In una sola generazione, dall'isolata brughiera del Galles del Sud, nasce una zona ricoperta di discariche, detriti e architetture industriali. Migliaia di persone vivevano nella regione, dove un tempo pascolavano soltanto le pecore. Una rete di canali attraversava le foreste di querce lungo i pendii della montagna. Sulle vie d'acqua, uomini e animali allenati creano un sistema di trasporto simile a una catena di montaggio, che da Blenavon giunge fino al mare, a Cardiff. Vengono consegnate le materie prime e ritirati i prodotti finiti. L'infrastruttura è altamente sviluppata e funzionale. Questo luogo remoto, attraverso i tesori della sua natura, crea un collegamento con i luoghi turbolenti del mondo. Un vero capolavoro strutturale. Singolari montagne di scorie e minerali di ferro oggi sono i resti visibili di un paesaggio trasformato dall'industria. In modo invisibile, invece, ma durevole, il destino degli uomini ha lasciato una traccia nella storia. A metà del XIX secolo, all'apice della produttività regionale di minerali e carbone, degli oltre 12.000 abitanti, soltanto 600 parlano gallese. Le persone vivono le une accanto alle altre, in condizioni di vita fino ad allora inusuali. Sono lavoratori dell'industria. Portano con sé le culture di diversi paesi e credono in valori differenti. Ma vivere insieme acquisisce una nuova definizione. E adesso significa lavorare insieme, non per un re o per un paese, ma per un nuovo sovrano, che non porta una corona. E al posto della testa aveva una grande ruota d'estrazione. Il suo nome è Big Pit, ma non è un uomo. È una società per azioni. Blenavon rappresenta un monumento preindustriale, eretto per ricordare ciò che gli uomini possono compiere. La torre d'estrazione oggi è di nuovo sola nel paesaggio in gran parte deserto. A testimonianza di come l'uomo nomade e lavoratore, dall'inizio dell'epoca dell'industrializzazione in poi, sia diventato dipendente dalle strutture. Blenavon è un luogo duro come il ferro e nero come il carbone. Un luogo che per un certo periodo ha messo in moto il mondo. Oggi a Blenavon resta solo il vento che soffia sui campi d'erica.